È morto il mago Gabriel. Molti di voi se lo ricorderanno perché è stato protagonista, un protagonista di successo della Jalapa's Band durante il periodo di Mai Dire TV. Era anche memorabile personaggio della TV locale piemontese, perché lui non era un attore, ma era un mago di quelle televisioni locali. È morto all'età di 79 anni. Il vero nome del mago Gabriel era Salvatore Gulisano, palermitano d'origine. Era protagonista di una trasmissione in onda su Rete 3 Manila, dall'improbabile titolo di Gabriel Elmira Bolanti Meraviglie, tra parentesi alla scoperta di luoghi, personaggi della Torino, Eso e Terica. Lui scherzava sempre sulle sue lacune grammaticali. Gulisano aveva ideato un divertente personaggio che si abbandonava a rituali esoterici, all'astrologia e ai luoghi magici di Torino e dintorni. Il pinotismo, il paragnottico divennero subito i suoi cavalli di battaglia, insieme alle sue buffe espressioni facciali, specie quando esercitava la facoltà di vedere gli gnomi, e ai celebri intercalari come di cui e stupendamente. Dopo il successo raccolto grazie a Mai Dire TV con tanto di apparizione come special guest nella telenovela piemontese, il mago Gabriel fece persino delle comparsate in parecchi programmi Mediaset e Rai, da Buona Domenica di Maurizio Costanzo ad alcune edizioni del Festival del Sanremo. Negli ultimi anni era stato ospite della fallimentare trasmissione Scalo 76 su Rai 2 e di Mattino 5 su Canale 5, poi la lunga malattia e la scomparsa. Purtroppo, scrivono su Facebook Renato, Alex e Ezio Derin, i responsabili dell'agenzia che in passato ha curato le apparizioni televisive, ci ha lasciato un artista a cui eravamo molto affezionati, una figura fuori dagli schemi tradizionali, ma con un grande cuore. Riposa in pace, Gabriello, ti vogliamo dare l'ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti abbiamo sempre chiamato appunto Gabriello. Un messaggio d'affetto è arrivato anche via Facebook dalla Jalapa's Band. Si legge in uno dei tanti commenti apparsi subito dopo. Può essere completamente seppellito, di cui lo aspettano le entità superiori, in un paradiso stupendamente sublime.